sono 3 settimane davanti in cui gli indecisi sono il 40%, i giovani non hanno ancora deciso cosa andare a votare, è una partita che è tutta da giocare e, come si è visto anche in tante altre elezioni nel nostro paese, sono le ultime settimane quelle decisive, motivo per il quale io le ultime settimane le voglio cominciare da Milano, le voglio cominciare accanto a un'esperienza così positiva come quella di Beppe Sala e soprattutto questo segnale di speranza che lui ha appena dato, che è anche il mio, la speranza, la fiducia nei confronti del nostro paese, nei confronti del fatto che se andiamo sulle questioni giuste, la questione ambientale, del futuro verde del nostro paese, dell'essere in grado di fare scelte che siano compatibili, la mobilità sostenibile, partirò dalla Lombardia la settimana prossima con il nostro Eco Tour, il Giro d'Italia con il bus elettrico, per dimostrare quanto la mobilità sostenibile sia fondamentale. Ovviamente la partenza dalla Lombardia, passaggio a Milano, perché è fondamentale. Qui c'è una tradizione e c'è anche una serie di impegni che grazie all'amministrazione comunale si sono presi, però voglio veramente sposare questa parola di fiducia e di speranza che il sindaco Sala ha espresso. Lo voglio ancora ringraziare per questa vicinanza, per questa chiacchierata, e guardiamo al futuro, alle prossime 3 settimane con molta fiducia. E noi stiamo cercando di essere in grado di costruire un'alternativa vera al centrodestra. I numeri dicono che anche a partire dai collegi uninominali, penso ai collegi uninominali per esempio di Milano, o li vinciamo noi o li vince il centrodestra. Quindi questa legge elettorale è una legge elettorale che crea un'alternativa binaria, o il centrodestra o il centrosinistra. Ecco perché noi siamo molto concentrati sulla proposta che faremo, nel parlare con le persone, nel dire alle persone che l'unica alternativa veramente vincente al centrodestra di Meloni e Salvini è il nostro centrosinistra, il nostro Partito Democratico, e attorno a questo stiamo lavorando.